Tracerò un percorso logico che prevede tre punti. Il primo è per confermare quello che ha detto Marra e che ha detto anche Danilo, e cioè che siamo di fronte a un sistema finanziario monetario sotto controllo privato. Ma non sapete esattamente quanto sia privato. Privato nel senso che ci hanno privato della gestione della moneta e su questo non c'è ombra di dubbio, ma privato soprattutto perché è in mano la Banca d'Italia ad un signore che si chiama Angelo Cardarelli, che decide se presta i soldi allo Stato italiano o no. L'avete mai sentito nominare il signor Angelo Cardarelli, avvocato in Milano? Questo signore detiene 265 voti su 523 del Consiglio d'amministrazione della Banca d'Italia, e questo signore decide che cosa fa la Banca d'Italia. In nome e per conto, come mandato, di 1991 piccole banche distribuite in giro per il mondo. Quindi le banche di Thailandia, Taiwan, Canada, eccetera, eccetera, hanno, attraverso il signor Angelo Cardarelli, il controllo della Banca d'Italia. E non, come si è detto tante volte, qualcuno dice ancora, che le banche private italiane, tipo Unicredit, San Paolo e quant'altro, gestiscono l'azione e le decisioni della Banca d'Italia. No, è questo signor Angelo Cardarelli, e questo è un punto che volevo mettere in chiaro. L'altro punto che volevo mettere in chiaro è che da questo sistema monetario si può uscire ieri, non oggi, ieri. Io e gli altri amici di Alba Mediterranea abbiamo messo a punto appunto la cambiale sociale, facendo riferimento ad altre situazioni che si sono svolte nel corso dei secoli in situazioni analoghe alla crisi indotta attuale, è partita nel 2008, una sua fase più recrudescente, che ancora permane e continuerà probabilmente in eterno se non decidono diversamente. E allora noi possiamo uscire oggi, ieri. Non chissà quando arriverà un governo al potere che abbia a cuore le sorti dell'economia italiana. No. E questa cosa si chiama cambiale sociale, come ha detto l'amico Fulvio Oscar. Ma questa cambiale sociale si rifà alla greenback di Abramo Lincoln, cosa per cui fu ucciso, e al SNEFO, cosa per cui fu ucciso Hitler. Non per il fatto di aver scatenato la guerra. La guerra è stata una conseguenza di un danno collaterale, perché nel 1933, insieme a Hjalmar Schacht, aveva appunto ideato questo strumento che si chiamava appunto in maniera riduttiva, diciamo, addio non mi viene la parola, vabbè, come sigla, diciamo così, si chiamava MEFO, ma significava Metallurgische, eccetera, eccetera, Gesellschaft, non mi ricordo bene il termine tedesco, vabbè. E questa cosa ha permesso alla Germania, che languiva in una crisi economica che partiva dal 1918 fino al 1933, quando metà della popolazione tedesca era disoccupata, più o meno come noi oggi, ma allora degli esiti assolutamente terrificanti nella popolazione, e con una svalutazione del 1000 e oltre per cento al giorno. Per comprare un pacchetto di sigarette bisognava andare in giro con la cariola, con banconote. Questo non se lo ricordano mai i signori tedeschi, fanno finta che non esisteva, ma la Reichsbank è fallita ben tre volte nel secolo XX, tre volte è fallita, e per comprare un pacchetto di sigarette servivano 4 milioni e mezzo di marchi, un pacchetto, e quando uno usciva per fare la spesa andava in giro con la cariola, perché se no non era abbastanza. Nessuno stato, tranne il Botswana, anzi no, lo Zimbabwe, ha avuto una moneta con scritto sopra 10 miliardi, 10 miliardi di marchi, per comprare poco più di un pacchetto di sigarette. Quindi la signora Merkel, che fra l'altro si chiama Dorothea Angela Rebecca,
tedesca Kirchner, che non è Merkel, è una cosa ben diversa, ebrea ovviamente, ha preso il nome del suo secondo marito. Queste cose bisogna saperle, perché se non sai queste cose non puoi prendere decisioni, hai dei parametri di riferimento assolutamente inattendibili. Sto andando un po' a volo radente, tanto però allora vorrei fare il punto su due elementi importanti. Allora, la candela sociale quindi è disponibile da oggi, basta semplicemente cominciare a entrare a creare il circuito, e questo è diciamo immediatamente opponibile al sistema finanziario monetario attuale. La cosa invece che voglio analizzare un po' più diciamo approfonditamente, perché qui non è stato minimamente toccato, ma è quello che sta davvero per completare la distruzione non solo della cittadinanza italiana o delle etnie nelle loro varie diversificazioni mondiali, ma soprattutto l'azione e lo strumento e il condizionamento internazionale mondialista che creerà la distruzione del genere umano intero, non qualche uomo o un'etnia, il genere umano intero. Ma c'è sempre poi una soluzione, ma in ogni caso va detta. Noi qui abbiamo più volte sentito parlare tantissimi parlamentari, uomini politici italiani e non italiani, raccontando ecco, di queste tematiche che abbiamo detto fino ad ora, ma la cosa più importante l'hanno sempre o ignorata o sottaciuta. E la cosa più importante è che noi siamo di fronte alla quarta rivoluzione industriale. La quarta rivoluzione industriale che non prevede semplicemente una mutazione di attività da parte dell'uomo, ma l'introduzione di un soggetto civile, sociale, diverso. Allora, in questi giorni stanno facendo la pubblicità della Renault della Renault, adesso non mi ricordo quale modello, che praticamente si vede il tizio che guida, che parla con l'altro distrattamente, a un certo punto la macchina accelera, cambia corsia, frena in autonomia. Ed è in vendita questa macchina, e probabilmente il mio genero se la compra la settimana prossima. Questo per dire però che questo crea una crisi ideologica, concettuale, giuridica, etica e quant'altro che è di portata epocale, e cioè, per esempio, se questa automobile Renault investe, gli si rompe il sensore e quindi investe il bambino che attraversa la strada, a quel punto chi è il responsabile? La Renault, il meccanico, il guidatore? Cioè, noi oggi siamo di fronte a un cambiamento epocale, un cambiamento che neanche gli apocalisse biblici riescono a documentare e a rappresentare. Noi oggi ci troviamo di fronte al problema non solo che dobbiamo avere la concorrenza dell'immigrato nigeriano, senegalese o pakistano che sia, che ci ruba il lavoro, siamo di fronte a un sistema automatizzato di produzione e agli automi cibernetici che ci toglieranno qualunque tipo di lavoro, anche quello del giudice, anche quello dell'avvocato, anche quello del commercialista, fra non chissà quando, in un'ipotesi fantascientifica, ma fra 5 anni, 10 anni, noi entro 10 anni non lavoreremo più. Come potrà sopravvivere la cittadinanza, i cittadini in generale, che sia in età lavorativa che pensionistica, se non c'è più lavoro per nessuno? Questi governi qua del cazzo che ci stanno martellando le palle da un trentennio come minimo, questi signori qua che cosa hanno previsto? Nulla. Ed è questo il dramma che ci aspetta, è dietro la porta, è questo il problema. Il problema è la sopravvivenza della specie umana, non solo di noi italiani e della patria italiana e quant'altro, è del genere umano. Dobbiamo incominciare a far parlare i nostri politici del cavolo anche di queste tematiche che sono essenziali. E quindi avere, per esempio, non si può arrestare il progresso, la scienza, la tecnologia, quindi nessuno è contro queste cose, ma occorre normare, occorre trovare la soluzione in tempo utile prima della disgregazione sociale, della disgregazione umana. Ho finito. Bravo.